Allora, David Parenzo, voglio ripartire da te. Ti segnalo che tra poco torneremo a Lampedusa. Il nostro Andrea Milluzzi ha con sé, accanto a sé, l'ex sindaco dell'isola, Giusy Nicolini. Però ti voglio far commentare le parole di Matteo Salvini. Che cosa cambia adesso negli equilibri del governo e che cosa cambia rispetto alla gestione di quel terribile problema che sono gli sbarchi che stanno ripartendo? Beh, guarda, sono due cose completamente diverse. Intanto, nel caso della Gregoretti, era stata la procura stessa a chiedere al GUP il non luogo a procedere. E quindi la vicenda giudiziaria avrà, anzi, non avrà più un suo percorso, si è chiusa lì e rimane la vicenda politica, però. Cioè, rimane la questione politica, rimane da capire se davvero il senatore Salvini ritiene che il metodo per firmare le migrazioni sia quello di prendere in ostaggio la parola. No, la uso comunque politicamente, non giudiziariamente, la uso politicamente, non a caso, prendere in ostaggio delle persone, tenerle su una barca per 20, 15, 30 giorni, poi dopo farle scendere e chiedere la redistribuzione in tutta Italia. È questo il metodo? Io penso che i nostri sovranisti possano fare un salto in avanti e cominciare invece a porre all'Europa un altro problema. L'Europa non ha purtroppo alcuna competenza in materia di immigrazione e di sanità. Ha competenze specifiche su altre cose, ma non su questo. Quando si dice l'Europa non interviene, l'Europa balla, l'Europa non ha strumenti per intervenire, perché gli stati sovrani, certo, si tengono queste deleghe, riguarda tutti gli stati. Allora io dico, è proprio il contrario, cioè i sovranisti in questo momento dovrebbero dire abbiamo bisogno di più Europa, cioè abbiamo bisogno che quelle redistribuzioni di migranti che nel 2019 con il patto di Malta hanno coinvolto soltanto 4 paesi siano rese obbligatorie, cioè io voglio che vi siano delle sanzioni non soltanto per chi sfora il patto di stabilità, ma anche per chi non contribuisce alla gestione dei migranti. Fossi un sovranista e non lo sono, certo, comincerei a capire che il problema, allora, è diverso. Non è l'Europa, che l'Europa non ha potere. E che sovranista ce l'abbiamo.